Oh, finalmente è iniziata la stagione dei funghi freschi. E allora, quando andate al mercato a comprare i funghi freschi, dovete sempre cercare i banchi autorizzati appunto dai controlli sanitari. Non fidatevi mai delle bancarelle improvvisate o chi sottobanco al mercato vi vuole vendere qualche fungo, magari che sta lì nel suo cestino. Controllate che la cassetta che li contiene sia munita del certificato che attesta il controllo da parte delle ASL, che è obbligatorio per legge. Se non vi è presente questo certificato, il caso non solo non dovete acquistare quei funghi che possono essere pericolosi, ma andate subito a segnalare ai NAS o al Sistema Sanitario Nazionale o ai vigili urbani del mercato questa anomalia, che è molto grave. I funghi migliori sono piccoli, con il gambo abbastanza piccolo rispetto al cappello, se per caso comprate i porcini. I funghi in generale devono essere sodi, senza la presenza di larve o di muffe, e soprattutto devono profumare di funghi, con quel tipico odore gradevole del fungo. Possiamo riconoscere un fungo porcino, per esempio, che non è più fresco dalla comparsa di una specie di spugna verde sotto il cappello. Quando si tratta di funghi coltivati, che deve essere specificati in etichetta, ovviamente, così come deve essere specificata la nazione o la regione italiana di provenienza, leggete tutte queste informazioni perché così fa un buon consumatore. Nello scegliere tra un prodotto straniero e uno italiano, dobbiamo considerare che i funghi nostrani possono essere sui mercati massimo il giorno dopo la raccolta, mentre quelli stranieri potete immaginare che a causa del viaggio hanno qualche giorno in più. Alla vendita è meglio se i funghi sono contenuti e conservati in cestini di vimini che consentono la circolazione dell'aria ed evitano la compressione. Possono essere conservati in frigorifero per massimo 3-4 giorni senza il cellophane, senza la plastica, così all'aria. I funghi non vengono mai puliti sotto l'acqua corrente. Per eliminare la terra presente sulla sua superficie è sufficiente strofinarli con un panno umido. La terra che non si toglie con il panno va tagliata via e i funghi sono pronti per essere cucinati. I funghi secchi, invece, quelli confezionati in vendita tutto l'anno nei supermercati, devono avere l'etichetta con i nomi scientifici dei funghi presenti appunto nel prodotto. Devono avere anche la data di scadenza, che non deve superare l'anno, cioè i 12 mesi. L'umidità residua ammessa deve essere massimo tra il 10 e il 14%. Potete riconoscere i funghi di prima scelta, quelli freschi, perché anche una volta che sono stati tagliati per lungo, mantengono la loro forma con il gambo e la parte superiore, detta cappella. Quelli di qualità inferiore, invece, si spezzano molto facilmente. Nelle confezioni di seconda qualità, quindi, si trovano più gambi che cappelle e non si vede mai la forma originaria del fungo.